Rieccoci qui con Batman Arkham Origin. Siamo dentro la stazione di polizia e dobbiamo cominciare a muoverci per raggiungere il computer e poter avere accesso a delle informazioni che ci aiuterebbero a risolvere il mistero delle Lacey Towers, quel particolare, quel misterioso assassinio in cui sembra essere morto Maschera Nera, ossia proprio Andrei a farmi un'occhiata, ma il certo che sono personaggio che ha solo messo io. la taglia sulla testa di Batman. Il problema di Gordon Non è che sarà non fa affatto gioco di facile, squadra. ma per Cioè, accedere al come si database aspetta che criminale sopravviviamo? nazionale Dall'altra devo trovare parte. la Qualcuno stanza del dovrebbe darmi server, una lezione. senza Chi farmi degli amici scoprire. lavora qui a Gotham? Considerami disponibile. Si prosegue quindi di qua. Qui abbiamo anche un commissario Gordon, non ancora commissario, qui è solo capitano. Il commissario era questo commissario Loeb. Ci sono 8 assassini in città stanotte. Dalle informazioni che abbiamo, sono tra i criminali più pericolosi mai schedati. Eccolo qua. All'interrogatorio di Waylon Jones abbiamo saputo che sono in competizione per un'enorme taglia che Maschera Nera ha messo sulla testa di Batman. Dove devo firmare? Credevo fosse un fantasma. Oh, Va credevo che bene, Batman gente, fosse una basta con le leggenda. chiacchiere. Il nostro obiettivo è di portare ordini in giro. Beh, dovevano sorvegliare la scena di un crimine, non starsene lì a parlare. Per forza Batman li ha sorpresi. Digli di tenere gli occhi aperti la prossima volta. Ecco, un consiglio utile che lo avrebbe salvato da Non questo essere così brutale, pugno. sir. Sono dipendenti civici. Sono corrotti fino al midollo e mi sono di intralcio. Fossi in lei, rivedrei la mia tattica, sir. Non può sapere quando potrebbe aver bisogno del loro aiuto. In ogni caso, il suo obiettivo è la sala server del commissariato. L'ho segnata sulla mappa. Fagliela vedere, Odio i senza tetto. 7-1 sulla linea. Sì! Dritto alla mascella! Chi attaccano? La questo! Allora, qui abbiamo steso 3 dipendenti civici, come diceva il nostro Alfred. Questa porta non si apre, quindi passiamo alla via secondaria, tirando giù questa grata e poi arrampicandoci su di essa. Qui, come vedete, c'è un bel po' di nemici. Non ho possibilità contro così tanti uomini armati. Con l'artiglio remoto di Deathstroke posso passargli sopra senza farmi notare. Beh, ascoltate, mentre voi giocavate a Utilizziamo quindi l'artiglio remoto, ce l'ha suggerito anche Batman Ho stesso. stretto un accordo con il nostro amico Maschera Nera. Se uno di noi uccide Batman, prima che lo prendano gli assassini, la taglia costa tutti 50.000. Per chi di voi è stato Devo essere silenzioso per non farmi sentire dagli agenti della SWAT. Facciamolo fuori. Già. Qui stiamo facendo uno scherzone a quei 16 erano, quanti erano? 18, beh, niente male. 18 uomini armati che quindi se ne rimangono lì a parlare, a fare i gradassi, intanto noi ce ne andiamo in giro per la loro. Ce lo mettiamo noi, ti ascolto. E se il capitano Gordon lasciasse liberi tutti i criminali del blocco di detenzione? Cioè, li liberiamo noi. Una piccola rivolta proprio qui al commissario. Vabbè, spositi! Della centrale. Offro Qualcuno lo sente, l'ho perso di vista! $10.000 per informazioni sul prezzo di Maschera Nera. Di qualsiasi criminale coinvolto nell'omicidio del commissario Chiamate il commissariato! Sei a corto di nascondere. Qui li stendiamo un po' tutti. Promemoria
sappiamo se effettivamente si poteva essere scoperto. Tanto noi facciamo un attimo, prendiamoci un attimo un potenziamento, vediamo un po' quale potrebbe esserci utile. Allora, tanto aumentiamo la durata di stordimento del Batarang, così sappiamo che il nemico colpito con un Batarang rimane stordito un po' più a lungo. Venite a porgere i vostri rispetti. Dopodiché, qua dentro... Beh, no, qua dentro non c'era nulla, c'era però un pacchetto dell'enigmista. Prendiamolo, che non guasta mai. Qua la porta è chiusa. Allora, proviamo a passare da quest'altra porta. Allora, cosa fa questo tuo disturbatore? Un po' di questo, un po' di quello... Ma più che altro... Oh, guardate, poi, guarda. Pensa agli appari. Abbiamo ritrovato il chiacchierone. La metti su questo piano, eh? E va bene. Gli farò dare un'occhiata. Allora, tanto ci togliamo dai piedi questa guardia, poi torniamo dal chiacchierone, che ormai è di casa. Parla, o non andrai da nessuna parte. Mai più. No, no. Dovrei dirtene quattro per come mi hai gettato da quel tetto. E invece mi dirai come funziona questo disturbatore. Chiedi agli sbirri, ce l'hanno nel deposito delle prove. Che ne dici, vogliamo andarne a parlare sul tetto? Ok, ok, hai vinto. Inceppa le armi, sblocca le serrature elettroniche, va bene? Ora mi lascerai andare. Com'era finita per te l'ultima volta? Piuttosto male, infatti. Ricky il chiacchierone LeBlanc è finito nei profili sbloccati. Altri nemici? Sì. Neanche troppo gentili, là in fondo. Il vostro amico Anarchy. Ripulirà la città dalla feccia come voi! Ah sì? Eccolo lì! Qua finisce a cazzotti. Non avreste mai detto, eh? Così va bene! Di aver fatto questo. Mettiamo a capo immediatamente quello che era il nemico corazzato, quello più resistente, più pericoloso. Ne mettiamo a capo un altro, tanto per essere un pochino più liberi di muoverci. Vabbè, prendiamo anche un bel pugnone, ma... Ultima possibilità di rete. Opla. Allarme di priorità 1 a tutto il personale. 2-11 multipli nell'area, 6-22 nell'edificio. Ripeto, allarme di priorità 1, intruso nell'edificio. E poi ce ne andiamo di qua. Visto che queste porte non potevano essere aperte, passiamo da questa via secondaria. Non importa di cosa sta succedendo là fuori, devo risolvere questo problema. Se non do a quel bastardo ciò che vuole, manderà la registrazione ai giornali. Che diavolo dovrei fare adesso? Opla! Altra guardia KO. Allarme di priorità 1 a tutti. Qui in scivolata entriamo, così evitiamo di perdere tempo con la grata. Quello che crede che le sue azioni siano giustificate, che agisce del tutto fuori dal sistema. Il sistema non funziona. Barbara, aspetta. Abbiamo intravisto il commissario Gordon e sua figlia Barbara prima che diventasse oracolo e prima di quello che le sarebbe poi successo nel fumetto The Killing Joke. La posta in gioco è alta, perciò niente cretinate. E ora qui c'è una con Marx. Quello sa. C'è una dei
delle missioni in cui dobbiamo cercare di questi giri di pattuglia di mettere KO i nostri avversari, visto che sono tutti armati. E quindi cominciamo con un KO invertito e poi diamo un attimo un'occhiata a come sono messi. Ce ne sono 7 sparsi un po' da tutte le parti, qui ce ne sono 2, uno accanto all'altro. Potremmo anche provare a legarli insieme in modo tale da l'uomo pipistrello. Qui forse abbiamo fatto un passo più lungo della gamba, ma vabbè. Uno intanto è andato KO. Poi vediamo un attimo cos'altro si potrebbe fare. Lì ce ne sono addirittura 4 che vanno lì, mentre qui ne abbiamo 2. State attenti! Dividiamoci e troviamo il sospetto. Non ci vedo! Lì abbiamo attivato un estintore e qui un KO silenzioso. Facciamo anche un KO travolgente, tanto qui non c'era nessuno intorno ed eravamo coperti dal fumo dell'estintore, quindi abbiamo potuto esagerare un po'. Quel bastardo deve capire che non si scherza con la polizia di Gotham. Qua ne abbiamo 4 che sono rimasti lì, uno è rimasto là da solo. Andiamo un attimo a fargli visita. Trovate subito il sospetto, non fatevi mettere sotto. E si torna in attacco. Qui c'era un po' troppa roba tra noi e il poliziotto, quindi non abbiamo potuto eseguire perfettamente quell'attacco. Ora ne rimangono 3. Abbiamo parecchie possibilità. Ci sono vetri là in fondo per caderci sopra. Qui abbiamo dei fili da tendere. Il problema è che adesso loro sono lì, sono tutti e 3 abbastanza vicini. Ora uno forse rimane un po' indietro, quindi possiamo già intravedere quale sarà il nostro prossimo obiettivo. Qualcuno sa dov'è? Vediamo un attimo come si dividono, perché il trucco di queste sfide sta nel capire chi va dove e chi rimane isolato. Qui abbiamo il Batarang sonico, volendo potremmo provare a lanciare per esempio il Batarang qua. Vedete, si propaga l'onda e vediamo chi accorre nel luogo del Batarang. Ne arriva solo uno, quindi è abbastanza semplice per noi arrivare, metterlo KO e poi tornare a nasconderci. Respira ancora, ma a malapena. Mandate qui, come vedete, quindi ne è rimasto un altro. Meglio lasciarlo, qui sono preda facile. Vogliamo provare così? Proviamo. Rimbalzano uno sull'altro. Qui abbiamo fatto un po' di pasticcio e quindi siamo ritornati. Andiamo a cercare. No! Fumo! Ne stiamo combinando parecchi in realtà, eh. Ehi! Fumo! Scopriamoci la bocca! Vieni allo scoperto o sparo! Vediamo un attimo cosa abbiamo ancora da potergli lanciare contro. Ero sicuro che venisse da lì sotto. Niente, li rileghiamo insieme e stavolta vediamo se riusciamo ad evitare altri pasticci. KO 1 e KO A l'altro. No, non KO, ma finisce a sberloni. Ma comunque li abbiamo sistemati. Ci sono metodi molto più raffinati. Noi abbiamo cercato anche di fare una cosa abbastanza veloce, perché non vorremmo poi annoiarvi troppo con attese prolungate.
Quindi arriviamo qui, apriamo questa nuova serratura. Ed entriamo. Non devi controllare il tuo settore. Lascia che ci pensino quelli della SWAT. Come mai? Non l'hai saputo. Brandon ha stretto un accordo con Mas... Bel doppio KO su queste due guardie in modo tale da togliercele. Allarme di priorità 1. Tutto il personale direttamente. Qui la porta si può aprire, ma non possiamo entrare nella stanza dei server perché c'è questo dispositivo che blocca la possibilità di aprire la, questa serratura. Vedete, ci sono tutti i vari disturbi e si blocca tutto. Usano un protocollo di sicurezza che non conosco e le finestre sono in vetro rinforzato. Il disturbatore nel deposito delle prove può fare al caso mio. Acqua è qui! Quindi proviamo un attimo a scazzottare questi due. E poi dirigiamoci verso il deposito delle prove. Riesco ad accedere al deposito delle prove, mi serve una via alternativa. Il deposito delle prove, sir? Secondo queste planimetrie, è adiacente a una vecchia tromba dell'ascensore a cui può accedere dall'infermeria. Dovrebbe riuscire a entrare da lì, l'ho aggiunto alla mappa. Allora, questa è la tromba dell'ascensore, noi scendiamo giù. E qui siamo nel blocco di detenzione. Personale, 622 ha avvistato i piani inferiori. Mandate subito la sorveglianza laggiù. Deve sembrare un incidente, come se Gordon avesse perso il controllo. È Batman, segnalo 064. Ora prendo l'arma. Ok, qui li abbiamo stesi tutti. Hai una taglia enorme sulla testa. Ce ne entriamo qua. Apriamo questa porta. E ci dirigiamo verso il... Ha raggiunto l'infermeria. Ora cerchi l'ingresso di un vecchio vano dell'ascensore. La porterà al deposito delle prove. Va bene. Infermeria, questo è un muro da distruggere. Qui, vabbè, abbiamo sbagliato a posizionarlo per terra, infatti non ha sortito l'effetto che volevamo. Mettendolo invece qua sul muro, il muro esplode e possiamo ora muoverci qui nelle... in questi sotterranei. Ora qui bisogna salire. E utilizzare l'artiglio remoto di Deathstroke per arrivare fin qua. Qui abbiamo una cosa elettrica che utilizziamo subito. Allora, aspettate che dobbiamo...
muoverci così. Arrivare poi qua a questo quadro elettrico. Una volta fatto, possiamo entrare qua dentro. Le celle sono aperte questa volta. Qui va bene, possiamo prendere un dato compromettente. E qua invece c'è il disturbatore. Ora dovrei riuscire a bypassare la protezione della porta della sala server. Opla, intascato il disturbatore. Vediamo se non c'è altro. Allarme di priorità 1, problemi con i prigionieri nel blocco detenzione. Protocolli di emergenza attivati. E quindi si scende rapidamente. Si ritorna qui in infermeria. E ora ci troviamo una bella rissa qui con queste celle. Un comodo per passare e usare il disturbatore. Disturbatore disattiva questo jamming, questo appunto disturbo elettromagnetico. Niente male. Ora dovranno farci uscire per forza. Mettiamo il codice. Vediamolo solo tutti. E andiamo a combattere. Anche un nuovo tipo di nemico, un nemico che ha il Venom nel sangue. Venom è una sorta di veleno, questo è il significato tra l'altro, che viene utilizzato da Bane per, ecco vedete, siamo stati acchiappati da questo energumeno. Qui abbiamo eseguito una mossa che solitamente dà il KO istantaneo. In questo caso invece, essendo un nemico potenziato dal Venom, gli abbiamo disattivato il Venom e quindi l'abbiamo reso un nemico normale, diciamo così. Questo lo mettiamo KO. Qua prendiamo due in un solo colpo. La situazione sta un po' degenerando, in quanto se ci fate caso le energie cominciano a scendere mentre i nemici qui continuano, dico, a salire, però neanche diminuiscono troppo, perché ogni tanto qualcuno salta fuori. Aspetta, dammi un secondo per spiegare. Ok, finalmente riusciamo a porre fine a questa grossissima rissa. Priorità 1, 622 confermato nel blocco di detenzione. Ma mi informano anche che la rivolta è cessata. Mandate una squadra a confermare. Ok, un altro dato dell'enigmista. Vediamo dove potremmo uscire. Da qua. Perfetto. 250, carico. Libero. Libera. 22 ha abbandonato l'area di... Qui stanno cercando di mettere in sesto alcuni poliziotti che sono stati colpiti da questa specie di evasione. Ho
quantomeno questo tentato tentata evasione. E ora qui invece possiamo finalmente andare verso verso il disattivare questo disturbatore e ora entrare finalmente dentro la stanza server, che era un po' il nostro obiettivo fin dall'inizio. Abbiamo anche preso un potenziamento. Tranquilla. Devo accedere al database criminale nazionale. Si trova qui. Devi passare molto tempo qui. Fico quell'affare. Bypassa del tutto la protezione di rete. Ma ti serve un bridge fisico dall'intranet ai cavi telefonici esterni se vuoi un uplink da remoto. Una ragazza che conosce queste cose rischia di finire in grossi guai. Passano sotto l'edificio. Che cosa? I cavi del telefono. Ci puoi arrivare dalle fogne. Aspetta. Perché stai facendo questo? Perché ho fatto una promessa. Fuori di qui! Non sparate! Razza di idioti! Ok, Barbara qui ci ha dato una mano a fuggire. Alfred, prendiamo un attimo un potenziamento prima di sentire la conversazione tra Alfred e gli altri e Batman. Cominciamo un attimo a modificare. Prendiamo dei danni aumentati da Batarang oppure capo dalla corda. Prendiamo questo, danni da Batarang aumentati. Anche perché dopo cominciamo a lanciare più Batarang insieme, quindi la cosa diventa utile. Prima devo accedere al server da remoto. Devo inserirmi nei cavi delle comunicazioni sotto la centrale di polizia. Dovrebbe essere in grado di raggiungerli passando per le fogne sotto l'edificio. Le indicherò l'ingresso più vicino sulla mappa. Vada disarmato. L'uomo del pinguino ha detto che il disturbatore può inceppare le armi. Signor sì, signore! Ok, un'arma l'abbiamo inceppata, l'altra è rimasta perché, come vedete, il disturbatore si ricarica, ma si ricarica abbastanza lentamente. Quindi possiamo uscire e metterne KO1, mentre l'altro prova a capire il motivo per cui non gli funziona più la sua arma. E poi ci lanciamo verso questi nemici. Questo con lo scudo è un po' è il più noioso della cumpa, quindi lo mettiamo KO. Il solito pazzoide. In cui ti trovi. Questo non lo scrivo nel rapporto. E via. Ora possiamo uscire. Tanto vedete, il disturbatore pian pianino si ricarica, un po' come in Diablo o in altri giochi in cui è presente un cooldown delle abilità. Il disturbatore ora ha vinto, ha riguadagnato un'altra tacchetta, quindi abbiamo la possibilità di utilizzarlo almeno una volta. Poi, mentre noi combattiamo, ci muoviamo per Gotham, lui continua a ricaricarsi, quindi poi potremo utilizzarlo fino a due volte contemporaneamente. Andando avanti sarà un potenziamento in cui lo potremo portare fino a tre. Intanto noi utilizziamo l'ascensore con cui siamo arrivati. Ho
del male. Non devi più intralciarmi. Mai. Senti, sono dalla tua parte. Dalla mia parte? La mia parte è soltanto la legge. La mia parte non lascia sospetti con le ossa rotte e senza denti. Gotham ora ci rispetta. Se questo fosse il rio... Guarda un via dalla linea di tiro! Non sparate! Se si muove, atterrate. Non puoi scapparci. Levati, Gordon! Lo faccio fuori! Qui mettiamo subito le cose in chiaro in modo tale da poter agire senza troppi problemi. Commissario Gordon è salvo, questi tre un po' meno, ma in questo caso possiamo andarcene e tornare nella Gotham City. Sir, le ho evidenziato un tombino sulla mappa. Quei condotti portano direttamente sotto il commissariato. Bel lavoro, Alfred. Sir, cerchi di stare lontano da quella sporcizia. Ricordi chi dovrà lavare la battuta. Eccoci quindi. Un bel doppio KO. Pronto? Pronto, Batman? Sono Barbara. Scusa se sono entrata nelle tue comunicazioni, ma mi serve un favore. Sono... Allora, lasciamo un attimo ferma Barbara e qui dobbiamo accedere alle fogne sotto la stazione di polizia, quindi ci dirigiamo direttamente lì. Sparite delle casse dal magazzino delle prove, materiale militare, ma nessuno qui muove un dito. Ti sto inviando i loro dati di localizzazione GPS. Usa il disturbatore armi sulle casse che trovi, friggerà tutti i circuiti e renderà inutilizzabile il contenuto. Qui Barbara Gordon ci dà un secondo... un'altra missione secondaria. Il disturbatore che abbiamo preso dovremmo utilizzarlo su delle... Opla, attenzione che qui ci hanno beccato, non ne abbiamo neanche visti dove erano. Eccolo qua, il nostro amico. Questo gli facciamo un bel capo da sporgenza e lo leghiamo lì come un salame. E qui andiamocene un attimo perché poi finisce male. Allora, vabbè, già che ci siamo, distruggiamo un attimo un ripetitore. Ci facevi da solo il lavoro. Bel KO qui. Quella è una rissa, disperdiamoli. Prendere la medicina! Centrale, 7-2. Ok, questi sono andati. Vediamo un attimo dove dovrebbe essere questo tombino. Eccolo qui, tombino è lui, quindi entriamo direttamente qua sotto. Ok, siamo arrivati qui, in questa... Nelle fogne sotto la centrale, e vediamo che sono un sacco di bombe. Strano, sono uomini di maschera nera. Non è gente che mi aspettavo di vedere aggirarsi nelle fogne.
Quelli tra l'altro sono nuovi. Nuovi. Potrebbe essere peggio. Almeno ha mandato un combattenti. Sono dei combattenti di arti marziali. Che risultano un bel po' più. Un po' più tosti del solito. Ancora più tosti. Perché spesso vanno a richiedere dei contrattacchi anche durante i combattimenti. Li vedete qui. Se proviamo ad attaccarli, loro solitamente schivano il primo attacco e poi provano a ributtarcene contro un altro. Dai. Qui addirittura in tre ci venivano a picchiare. Questo è appunto uno dei lottatori di arti marziali. Possiamo saltar via questo pezzo di muro fragile. Continuiamo. Ed arriviamo in questa zona un pochino labirintica, se vogliamo, ma non poi così così tanto. Qui siamo finiti di sotto, volevamo riuscire ad eseguire una mossa che però non sappiamo se a sto punto andava sbloccata o meno. Quindi lasciamo un attimo perdere, perché sennò qua la cosa diventa lunga. Infatti da femminuccia. Non siamo tenuti a farlo. Quindi andiamo qua, ci muoviamo lungo questa passerella. Ora vediamo. Cosa si può fare? Qui solitamente si accendeva eccolo qua, a tirare questo tubo in modo tale da farlo smettere di uscire da un lato e poi farlo arrivare dall'altro. Dopodiché ci appendiamo a questo filo che tendiamo e andiamo a stendere questo simpaticone.
quelli sono i barili di dinamite. E qua noi ci dirigiamo direttamente premendo X contro questo personaggio. Sembrava non aspettare altro che noi. Dammene un altro. Quanti altri dobbiamo piazzare? Tutti quelli che diceva Sierra. Che gli prende il capo? Non è da lui far saltare i commissariati. Sono sotto il commissariato. Perché Maschera Nera fa piazzare gli esplosivi? La zia è sempre stata sul suo libro paga. Allora siamo due. Non ci credo! Altro gruppetto di nemici che va giù, e ora noi attiviamo il suo pulsante per salire e vedere dove andremo a finire. Hanno già finito? Pare di sì. Va bene, prepariamoci a regolare il timer. Che qualcuno svegli il timer. Guardate! Telefonici che cerca attraversano il locale in cui si trova ora. Alfred, confermi che abbiamo accesso al database criminale nazionale? Connessione confermata. Puoi eseguire l'analisi del DNA. Le sto inviando anche i dossier della polizia sul caso Lacey Towers. Questa foto è del giorno dell'omicidio. Combacia perfettamente. Il DNA aggiunge altri dettagli. Ma c'è un aspetto che la polizia ha trascurato. Roman Sionis possiede la Gotham Merchants Bank. Questa foto è del giorno dell'omicidio, l'ultima volta in cui Roman Sionis è stato visto vivo. Alfred, ho abbastanza informazioni per risolvere il caso Lacey Towers. Ecco com'è andata. Ormai la polizia di Gotham crede che Roman Sionis sia morto in una guerra tra bande. Ucciso dal Pinguino.
Ma si sbagliano. Qualcuno ha spaventato la ragazza di Saionis e lui l'ha mandata nel rifugio, che era tutt'altro che sicuro. Poi è arrivato Saionis, pronto al peggio, e l'ha trovato. O così sembrava. Roman è sempre stato paranoico, per questo è sopravvissuto a lungo. Ha mandato un'isca. Si è assicurato il vantaggio della sorpresa. Ma non è bastato. C'è stata una lotta. E Saionis ha perso. Il killer non ha esitato a sparare all'esca, ma voleva Roman vivo per arrivare ai soldi chiusi nella Gotham Merchants Bank. Con Saionis sotto controllo, non restava che sistemare gli affari in sospeso. Che razza di mostro spingerebbe un uomo a uccidere le persone che ama? Joker. È l'ombra che inseguivo. Ora so dove andare. Alla Gotham Merchants Bank. E con questo terminiamo il nostro video. Alfred, vedi se trovi informazioni su qualcuno che si fa chiamare Joker. Sto cercando, sir. Pare che non ci sia nessuna corrispondenza. Che cosa sa di quest'uomo? Non molto, ma tiene Maschera Nera in ostaggio. Ostaggio? Quindi Saionis è vivo? Credo di sì. Da quello che ho capito, per Joker vale più da vivo che da morto. Vuole usarlo per entrare nella Gotham Merchants Bank. Mi sto dirigendo laggiù. Ok. Facciamo ancora un giro alla Gotham Merchants Bank. Compriamo il doppio Batarang questa volta. E ce ne torniamo nella Gotham di superficie. Sei invitato cordialmente. 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 Sei invitato cordialmente a un ricevimento. Il cappellaio a prontaggia. 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 Il cappellaio a prontaggia. Una grande festa. Tutti quanti ti aspettiamo. Ti aspettiamo. Ti aspettiamo. Tutti quanti ti aspettiamo per divertirci un poco. Osservi e rispetti, Batman. Mi chiamo Jervis Tetch, inventore, imprenditore e merciaio a tempo perso. Ti chiederai perché sono venuto a cercarti. Ebbene, ho un'opportunità lavorativa di cui vorrei discutere di persona. Se fossi così cortese da presentarti all'indirizzo scritto dietro a questa registrazione, potremmo... Aiuto! Vi prego! Se qualcuno può sentirmi, vuole... Oh, non fare caso ad Alice, povera cara. È un tantino confusa. Chi può biasimarla con tutto quello che ha passato? Ma ben presto l'avrò rimessa in sesto. Non preoccuparti. Un'altra missione secondaria che è uscita fuori, quella del cappellaio matto. Anche questa la lasciamo momentaneamente. Vediamo. Cappello, ecco qua. Dicevamo, questa missione secondaria la lasciamo momentaneamente in sospeso e ci dirigiamo invece verso la Gotham Merchants Bank utilizzando il nostro sistema di spostamento rapido, il Batwing in questo caso. Eccoci qua nel quartiere. È
è mezzanotte, sir. Madre. Volevo solo farle gli auguri di buon Natale. Alfred ci ha appena fatto gli auguri di buon Natale, visto che è la mezzanotte. Qui invece noi stiamo prendendo botte a non finire. Ma non morto! Eravamo quasi rimasti secchi in realtà in questo, su questo tetto. E ora quindi vediamo di arrivare a questa Gotham Merchant Bank. L'entrata è da, in realtà è da sotto. La cosa ovviamente particolare è che il modo migliore per entrare in questo caso è passare dal tetto. La porta era chiusa, ma noi ci facciamo un giro su questo muro debole con il gel esplosivo ed entriamo. Qui prendiamo questo pacchetto dati attaccato a quell'ingranaggio dell'orologio, poi apriamo questa porta, o meglio vorremmo aprire questa porta. Vediamo quindi dov'è il disturbatore, forse è quello, è lì in cima. Quindi lo disattiviamo con il nostro disturbatore, questo jamming. E poi apriti sesamo, la più classica delle parole d'ordine per aprire una porta, ci introduce a questa nuova missione. Corpi ovunque. Forse Joker è ancora nella camera blindata. Meglio essere prudenti. Allora, lì vediamo che ci sono un sacco di nemici. Ma qui sta succedendo qualcosa di più sinistro. Qui, se ci fate caso, ci sono un sacco di... Una abbastanza divertente è questa, sulla renna addirittura. E ora proviamo ad entrare qua dentro e vediamo cosa ci aspetta. Piazziamo il nostro gel esplosivo e via. Credevi di entrare così nella mia banca? Roman, sono qui per Joker. Joker? Mai sentito nominare. Tu che dici, bambola? Conosci Joker? Chi? E tu, caro? Il nome Joker ti dice qualcosa? Figlio di puttana! Credi davvero di potermi derubare per farla franca? Sei un uomo morto! Morto! Perché non stai alzato, cavolo? Sei fuori! Per favore! Sei sempre stato tu. Hai assunto gli assassini. Hai diretto l'intera operazione di Sionis. Beh, tecnicamente adesso è la mia operazione. Dico bene, ragazzi? Adesso ahimè, lasciala andare. Oh, come sarebbe semplice la vita se tu fossi tutto ciò che voglio. No, no, non sei che un piccolo diversivo. Un nonnulla rispetto a quello che ho nel cilindro. Tieni, ridi alla mia.
Senti questo? Ricorda il suono di 8 piccole renne. Cosa disturba il mio segnale? Devo scoprire cosa sia ed eliminarlo. Credo di aver sentito che dopo avergli sparato e avergli fatto scoppiare un palazzo addosso, Maxwell sarebbe sopravvissuta! Se fosse morto, ci sarebbe un corpo! Non ce n'era nessuno! Dato che so bene che è impossibile, ti darò modo di conciliare la tua visione della realtà con la mia e, nel caso il tuo cervellino faticasse con i paroloni, ti darò la traduzione a fronte. Joker sa che sono sopravvissuto all'esplosione. Devo sbrigarmi prima che uccida Sionis o qualcun altro. Dove sta andando, Joker? Quello è matto!
Un quarto degli uomini di maschera nera si rifiutava di obbedirgli e lui li ha uccisi! Se non vuoi fare la stessa fine, parla! Ha detto qualcosa riguardo all'acciaieria. L'acciaieria Saionis. Ora è l'acciaieria di Joker. Non riuscirai mai a entrarci. Non ho chiesto il tuo parere. Alfred, trova le planimetrie dell'acciaieria Saionis Industries. Joker ci ha portato Saionis e lo ucciderà, se non arrivo prima io. Questo Joker sembra pericoloso. Ha preso il controllo delle operazioni di Maschera Nera, massacrando chi si opponeva. È stato lui ad assumere gli assassini. E deve essere stato lui a ordinare l'attentato al commissariato. Oh cielo, non può lasciare che sia la polizia a occuparsi di questa faccenda? Nemmeno per sogno. È mio.